La sua commissione sta mettendo in campo qualcosa? C'è qualcosa all'ordine del giorno a breve? In generale, proprio questa mattina ho partecipato a una riunione tecnica di lavoro con gli uffici del Ministero per la modifica dell'ex FUS, oggi Fondo Nazionale dello Spettacolo, e i nuovi regolamenti. Entro dicembre verranno costituite le nuove commissioni, grazie a uno spoil system dolce approvato al Senato. E questa è la dimostrazione che facciamo sul serio, avendo anche già aumentato con un mio emendamento in legge di bilancio i fondi nazionali dello spettacolo di 40 milioni di euro. Lei ha partecipato alla conferenza stampa del Teatro Goldoni di Livorno per presentare la nuova stagione teatrale. È un ente importante, un momento importante. Una nuova stagione è già una buona notizia di musica sinfonica, un teatro di tradizione che è stato tra i più premiati come nuova istanza dal Fondo Nazionale dello Spettacolo del MIC. Questo dimostra che anche costituendo e fondando nuove orchestre, come quella del Goldone nel 21, è possibile costruire da subito un percorso di qualità. Oltretutto è importante anche la contaminazione e la collaborazione che il Teatro Goldoni ha con altri teatri, con altre realtà culturali a livello nazionale, e questo dimostra anche l'importanza di essere una rete culturale, non soltanto un teatro di tradizione. Tutti ho portato concretamente i miei auspici come Presidente della Commissione Cultura, alla stagione, al teatro e a tutti i musicisti.